io sono Marianna Bruno, mamma di Valeria, una bimba speciale, una bimba San Filippo. La sindrome di San Filippo è una sindrome di tipo genetica, rara, metabolica e neurodegenerativa. Ai bambini San Filippo manca quell'enzima che noi tutti abbiamo e che serve per smaltire i mucopolisaccaridi, che sono degli zuccheri che il nostro corpo ne ha bisogno. Quando ha esaurito questa riserva, questi vanno smaltiti. E i bambini San Filippo, non potendoli smaltire, accumulano e vanno ad accumulare sia negli organi interni che nel cervello, portando pian piano ad una progressiva perdita di quelle che sono le facoltà come camminare, mangiare o deglutire. Possiamo definire la sindrome di San Filippo un po' come l'Alzheimer, perché ha tante cose in comune, è infatti denominata anche Alzheimer dei bambini. I bambini San Filippo fino a 2 anni sono bambini come tutti gli altri. I sintomi principali si hanno nel tempo, possono avere otiti ricorrenti, problemi di linguaggio, disturbi del neurosviluppo o anche disturbi del sonno. I bambini San Filippo sono spesso iperattivi e spesso la loro diagnosi non è presa in considerazione, perché viene spesso, diciamo, scambiata per autismo o solo diagnosticata con disabilità intellettiva. La mia diagnosi è avvenuta solo qualche mese fa. È avvenuta in maniera casuale. Io mi ero recata all'ospedale di Cava dei Tirreni per un consulto per una dissenteria e lì ho incontrato la dottoressa Salvati, che nel momento in cui ci ha visti ha rivisto in mia figlia tutti quei sintomi che erano riconducibili alla San Filippo. Con la diagnosi nuova diciamo che abbiamo un po' chiuso quello che era il cerchio di anni di ricerca. L'incontro con l'associazione è avvenuto dopo poco la mia diagnosi, perché dopo pochi giorni dalla diagnosi, dopo aver letto di tutto su internet, avevo voglia di confrontarmi con le famiglie, quelli che come me avevano il mio stesso problema, quelli che come me combattevano con la vita dei loro bambini, per la vita dei loro bambini. E così mi sono messa alla ricerca di qualche gruppo Facebook o di qualcuno che mi potesse dare un qualsiasi consiglio, spiegazione, e ho trovato un gruppo chiuso di mamme. Il mio approccio con loro è stato in maniera quasi impaurita, perché avevo paura di quello che rispondevano alle mie domande. Avevo paura proprio delle risposte, fin quando un giorno ho incontrato per messaggi Katia Moletta, il presidente della San Filippo Fighters. Mi aveva lasciato il suo numero, dai suoi messaggi mi aveva dato conforto, le sue parole mi erano arrivate dentro, e così decido di chiamarla. Con Katia è stato subito empatia. Di lì a poco mi ha chiesto di far parte, di aiutarla, perché io sono un aiuto alla San Filippo Fighters. Lei in quel periodo era luglio, stava nascendo la San Filippo Fighters. Katia, insieme ad altri genitori, nei mesi precedenti, quelli del lockdown, si erano messi insieme proprio per creare questa associazione. E quindi come l'incontro con la Salvati, anche l'incontro con Katia è stato uno di quegli incontri che ancora una volta mi ha cambiato la vita in così pochi mesi. E mi sono detta, se la San Filippo Fighters nasce adesso, con la mia diagnosi di adesso, vuol dire che un motivo ci sarà. Perché quando ricevi una diagnosi così terribile, così fatale, sono due i casi.
o chiudersi dentro e piangere all'infinito, oppure darsi la forza e andare avanti. E io cerco di fare questo, perché poi i giorni non sono tutti uguali. Ci sono giorni in cui mi sento forte, altri giorni in cui sono completamente persa. E quindi ho detto, io devo dare un senso alla malattia, devo dare un senso alla vita di mia figlia, ci devo provare. Perché a fine corsa io devo aver provato di tutto per lei e per tutti i bimbi, San Filippo, perché trovo assurdo che nel 2020 possa esistere una malattia così terribile e non avere una cura. Perché di sperimentazioni ce ne sono tante, per fortuna ci sono, però le sperimentazioni hanno bisogno di essere finanziate, sostenute. E quindi insieme ai San Filippo Fighters facciamo questo, raccogliamo fondi per poterli poi devolvere proprio alla ricerca, per poter studiare quelli che sono i mondi inesplorati anche della San Filippo, per poter dare una vita lunga a questi bambini che tutti i giorni combattono, perché loro combattono sempre l'informazione, il dare voce, il conoscere è già l'inizio di una cura. Con la San Filippo Fighters abbiamo attivato diversi canali di donazioni che variano da GoFundMe o da PayPal, attraverso bonifici bancari o anche donazioni mensili. Il nostro sito è www.sanfilippofighters.org. Abbiamo anche una pagina Facebook dove aggiorniamo di giorno in giorno anche quello che combinano i nostri combattenti, e si chiama proprio San Filippo Fighters. Io ringrazio tutti, ringrazio per aver dato voce a quella che è la mia storia, ringrazio la Proloco Fiscianese, al comune di Fisciano, ai San Filippo Fighters per avermi accolto nella loro piccola famiglia, e alla mia famiglia che mi sta sempre vicino, e quando gli amici sono uniti non possono essere sconfitti. Grazie.